Cari amici, eccoci qua alla fine di questo trittico di gare. Ci ritroviamo Mario Donnini. Ciao Mario. E cosa dire? Che aggettivo Ciao Pietro. usare per il Gran Premio di Gran Bretagna di ieri, vinto da Sebastian Vettel? Ma direi vintage, anche se non è un aggettivo, nel senso che è una classificazione, perché è stata una gara a un po' vecchi tempi, quattro piloti, due marche tra loro nemiche, messi dopo varie stranezze, particolarità e colpi anche estremi in gara, a giocarsi finalmente la vittoria senza pit stop, senza tattiche, tatticismi, strategia, semplicemente vince chi va più forte. Questo è stato un bellissimo finale, indipendentemente dal fatto che l'abbia vinto la Ferrari. È stato veramente un bel finale di Gran Premio. Non era stato brutto neanche quello d'Austria, bello anche il Gran Premio d'Inghilterra. Lewis Hamilton ha ragione di recriminare, sicuramente poteva e doveva essere lui il protagonista di quella gara e non lo è stato per una toccata che ha visto evidentemente colpevole soltanto Raikkonen. Considerare Raikkonen, Colpevole. oltre che colpevole, addirittura dotato di dolo in quella toccata, credo che non sia affatto corretto, quindi chi l'ha fatto, chi ha adombrato questa ipotesi, non può essere seguito su questa strada. Molto più semplicemente, io ritengo che sia stata una toccata di gara dovuta a un comportamento estremo di Raikkonen, ma la volontarietà non, Raikkonen non avrebbe alcun giovamento a creare un problema grave a Hamilton, Esatto. considerando che, cioè, sì, considerando che non credo che abbia un futuro a tutti i costi garantito a Ferrari, quindi. E non ha bisogno, vista anche la sua carriera onorevole e un titolo ereditato, non ha bisogno di mezzucci del genere per ottenere un qualcosa in più, del quale poi insomma ha già dimostrato di essere in grado di riuscire a ghermire in base alle capacità, senza colpi proibiti. Non è un pilota scorretto, non lo è mai stato, non credo che No. lo sia diventato, non credo che lo diventi. Infatti le dichiarazioni di Hamilton appunto alla fine sono sembrate proprio fuori luogo completamente. Un po' Hamilton e la Mercedes, cioè quasi un aver accusato il colpo di essere stati battuti in effetti in casa da una scuderia che quest'anno sta dimostrando di essere all'altezza, ecco. Sì, c'è una dichiarazione leggendaria di Mintu Raikkonen, la moglie di Kimi, che dice che comunque è considerata autentica nel momento in cui pare abbia a sua volta ribattuto se quando perdi piangi datti alla danza classica. Sì, infatti, esattamente, sì, è proprio sembrata questa cosa qui. Insomma, E questo è chiaro che è detto con ironia, detto con voglio dire, ironia, non, cioè, certo. facciamo un bel sorriso, cioè, Sì, non lo diciamo con no. un'atmosfera, con un'espressione grave, o con tono baritonale, insomma, tutto va interpretato in maniera un po' scherzosa. Esatto. Anche perché poi siamo a metà mondiale, cioè, io capisco che, cioè, arrivi all'ultima gara, tiri la ruotata a quello che è in gara e risolvi il mondiale di 20 anni, però insomma al decimo Gran Premio ce ne sono altri 11, insomma dai, io non vedo il movente, non credo che Raikkonen volesse decidere il mondiale con No. l'amore di Vettel, con una cosa del genere. Primo perché secondo me poi sostanzialmente su chi vince il mondiale, se non riguarda lui stesso, non gliene può fregare di meno, visto il carattere. Secondo perché non è il tipo che fa una cosa del genere e quando anche ci fosse stato il tipo che fa una cosa del genere, non l'avrebbe fatto adesso. Cioè, lo fa quando serve. Sì, assolutamente, assolutamente. Poi, ecco, poi non ha particolari conti da regolare con Hamilton. Infatti, sta di fatto che Kimi, però, in queste gare, in questo trittico di gare, ha avuto, come dicevamo con te anche nelle precedenti settimane, un'impennata d'orgoglio, quasi a voler ricacciare indietro la figura, diciamo, giovane di Charles Leclerc che stava, insomma, arrivando sopra la sua testa, ecco. Sì, sicuramente sta dimostrando sia in qualifica che in gara e soprattutto con dei tentativi di sorpasso. Cioè, è stato bello non solo il podio che ha artigliato, perché quelli insomma ne ha presi anche in passato, ma come?
cioè lottando, andando a fare dei sorpassi, cioè sorpasso contro sorpasso e risorpasso a Verstappen nella prova, no? Sì. Lì vedi uno che non è un pilota che da un momento all'altro va a pescare Sì, infatti. nello chalet vicino al lago. Evidentemente lì è un uomo che ancora a tutti gli effetti ha voglia di tenere giù il piede, è uno che si diverte a fare quello che fa. Quindi, poi che abbia 39 anni o che ne abbia 18 è uguale. L'importante è che ne sia capace, e credo che abbia dimostrato di esserne capace. Poi adesso non lo so quale sarà l'evoluzione della vicenda, non ho motivo di pensare che il suo posto alla Ferrari sia assolutamente sicuro e blindato, tutt'altro, Dovrà tutt'altro. dimostrarlo, Però magari certo. non è un addio alla Formula 1, magari sta correndo così cattivo, primo perché è un professionista e secondo perché magari sta dimostrando, forse agli altri, ma soprattutto sorprendentemente a se stesso, di averne ancora voglia. Chissà. Ecco, sta di fatto questo. Altri due episodi direi che voglio citare prima di concludere con te questa intervista. È sicuramente i due episodi della safety car, perché vedere Ericsson fare la curva in pieno con l'ala abbassata è stato forse un rischio anche per lui. L'incidente Sainz Grosjean, che è sempre protagonista di questi episodi. E poi Mario, il sorpasso bellissimo di Verstappen all'esterno, che in una gara, diciamo, in cui la Red Bull non ha così avuto grossi Contro sussulti. sorpasso a Raikkonen, dici? Contro Sì, sorpasso esattamente, all'esterno. esatto. Questi sono gli episodi che anche ricordo e che chiedo a te se anche questi episodi ti hanno colpito nella gara di ieri. Bah, sicuramente mi hanno colpito. Su Ericsson, credo che ci sia da una parte da tutto da verificare se poi è stato veramente un errore di guida o c'è stato qualcosa che non ha funzionato sul discorso del DRS. Quindi io lì aspetterei un attimo ancora qualche dichiarazione ufficiale, Sì, la telemetria anche, insomma. perché non me la sento lì. Per quanto riguarda invece il discorso Grosjean Sainz, la primissima volta che l'ho visto ho detto: Dio mio, Grosjean l'ha rifatta grossa. Poi però, insomma, se uno guarda con attenzione e vede il rallentatore, a velocità naturale, insomma, mettendo il VAR anche alla Formula 1, beh, onestamente mi sembra una situazione un po' estrema nella quale ciascuno ha fatto la sua parte per farla succedere. Ecco. Quindi non darei addosso a tutti i costi a Grosjean, direi che si sono superati e proprio perché le ruote sono scoperte, non sono coperte, non si sono capiti, si sono toccati. Non ci ha guadagnato nessuno dei due, tant'è che hanno concluso immediatamente la gara entrambi. Poi, quindi io non direi che c'è un carnefice e una vittima. Ecco, sinceramente mi sembrano due che hanno fatto vicendevolmente l'uno e l'altro Un nei concorso di confronti colpe. del rivale. Sì, aggiungo anche, questa la butto là, però non erano due incidenti così gravi e così terribili, era possibile cavarsela. Magari anche con la virtual safety, insomma, non mi sembrava una cosa. Voglio dire che una manina o una manona, mettendo due safety così attaccati, insomma, l'hanno data anche a Hamilton un po', no? Perché Sì. più metti safety e più fai il favore a chi deve recuperare. È chiaro che se ne metti due vicine consecutive, a quel punto con lo stesso concetto che hanno messo la prima dovevano mettere la seconda, perché l'incidente creava una situazione più simile, equivalente. Però dico, magari in altri tempi ce la saremmo cavata in maniera diversa e Sì. molto più asettica. Un favorino l'hanno fatto anche a Hamilton, dai. Diciamolo. Qualcosa ha perso, qualcosa ha riguadagnato, perché insomma, dai. Ma Esatto. quando anche all'interno della rimonta meravigliosa, per attenzione, non vorrei che una considerazione poi inficiasse quello che vi ho dato. Hamilton ha dimostrato che ieri, se non aveva il problema il problema di Hamilton è che si è messo in condizioni di essere attaccabile alla terza curva da uno che Ah, doveva sì. partirgli tre posizioni dietro. E questo è il vero problema. Questo è Cioè, il problema. lui partendo male è diventato la carta mosticida di tutti i casini che gli potevano succedere, Sì. perché quando sei poleman hai un grande e sicuro vantaggio. Poi
quello di partire davanti a tutti, e se parti bene dici ciao a tutti. E se non dici ciao a tutti, ma te ne trovi due subito davanti e il terzo dalla terza curva ti mangia, anzi, t'aveva mangiato già prima, lì era il recupero all'esterno, alla terza curva, l'ha superato praticamente all'esterno e quest'altro gli è entrato duro all'interno. Però si è messo Hamilton nella situazione vulnerabile di esporsi agli attacchi, perché non ha saputo sfruttare la colpa. Cioè, la colpa è completamente di Raikkonen, ma il presupposto della vulnerabilità è imputabile esclusivamente allo stesso Hamilton, che stavolta perlomeno non è partito alla grande. No, infatti, ha fatto patinare le gomme, infatti abbiamo visto, insomma. Se parti in quella maniera nei Gran Premi d'oggi, in un'altra Formula 1 dove avevi 7 autostrade davanti al primo giro per recuperare, eccetera, magari. Però insomma, nei circuiti comunque molto più tortuosi, molto più angolati, molto più sinuosi e claustrofobici, se due ti passano e uno comincia ad attaccarti, tu sei lì che galleggi tra il terzo e il quarto, eccetera, succede un disastro. Perché, cioè, poi se pigli una botta, sei stato, diciamo, il peggior artefice del tuo destino all'interno del patto che Raikkonen ha colpa al 100%. Ma attenzione, ha colpa ma non dolo. Io non Ecco. credo che abbia dolo, No, perché se allora assolutamente. ammettiamo che abbia dolo, allora entriamo dentro un discorso in cui non diventa Che più non. credibile il mondiale per tutte le gare a seguire. Sono E io questo d'accordo. non voglio, non posso, non me la sento di pensare. Sono d'accordissimo con te. Tra 2 settimane il circus ritorna, quindi una settimana di sosta, e ritorna nel circuito di Hockenheim. Anche questo, come Silverstone, ormai non ha più niente a che vedere con i circuiti, con il No, ma per circuito carità. non so se essere dispiaciuto oppure no, io che sono sempre un po' nostalgico del passato, però sta di fatto che è così, e quindi ritroveremo questo bellissimo circuito. Tra l'altro, Mario, ecco, faccio una postilla finale, ho visto che stai cominciando un nuovo lavoro editoriale, per cui insomma, ecco, ci tenevo anche a dirlo qui in questo spazio, che abbiamo sempre con te. Ecco, stai lavorando a un nuovo libro e questo lo possiamo dire. Sì, dico una cosa prima su Hockenheim. Vai. Hockenheim è purtroppo un circuito tagliato quasi a metà, è uno scempio, è evidentemente una ferita molto dolorosa, non solo nella foresta di Hockenheim, ma anche insomma, nel petto, nel cuore di chi guardava, Sì. assaporava e godeva della sfida estrema della Formula 1 di qualche anno fa. Purtroppo è stato tagliato, è stato deturpato. Ora è praticamente una specie di meraviglioso e monumentale cartodromo all'interno del quale, come in un toboga sinuoso e claustrofobico, le Formula 1 si inseguono senza tuttavia avere delle curve, delle pieghe o dei momenti davvero da pilota col pelo sullo stomaco. Quindi bisogna essere precisini, Sì. intensi e insomma. Tutt'altro che attaccati dal piede pesante come prima. Comunque, la bella notizia è che Hockenheim una volta era il tipico circuito in cui la Ferrari che aveva problemi di trazione soffriva, poi la Ferrari più recente in certi tipi di circuiti più sinuosi godeva. Adesso la bella notizia è che questa è una macchina meno estrema di quella dell'anno scorso che si adatta a qualsiasi tipo di circuito. Ha Ecco. più patito ad adattarsi a certi tipi di gomme che non a certi tipi di circuito. Quindi io direi che questo è il segnale interessante e stimolante per i tifosi ferraristi e per i tifosi italiani e organali. Questa è una macchina che ci farà divertire Sì, ad ogni sfida. ho l'impressione Poi, proprio di insomma, sì. come vanno le singole sfide bisogna vedere di volta in volta, però stavolta, insomma, quest'anno grandi timori irreverenziali o No. grandi piste nemiche non ve ne sono. È giusto che sia così. Perché il segnale di Silverstone è questo. Segnale di Silverstone, cioè nella tana del lupo, nella pista nella quale nell'era turbo ibrida la Mercedes era imbattuta e Hamilton per 4 anni aveva fatto il padrone assoluto. Se vinci lì, è vero che Hamilton avrebbe rivinto anche ieri. Attenzione, perché senza rodata e senza partenza rovinata, tecnicamente e tatticamente, la Mercedes era la macchina che avrebbe vinto ieri. Ma visto che lui è partito male, ha preso una ruotata perché si è esposto,
non può recriminare più di tanto alla fine. Esatto. Nello stesso tempo la Mercedes a Silverstone non avrebbe vinto, ma la Ferrari sarebbe arrivata in scia. E questo è il grande segnale. Quindi se la Certo. Ferrari tiene alla grande il passo della Mercedes in un posto come Silverstone, oltre che vincere nella realtà, ma diciamo che virtualmente poteva stare serenamente nella sua scia, così come era Senza successo in problemi. qualifica, vuol dire che dappertutto o gli sta di pochissimo davanti o gli sta di pochissimo dietro. Esatto. Morale della favola, ogni Gran Premio potrebbe essere una festa È vero. perché dovrebbero terminare gli assoli e i domini con mezzo giro di vantaggio. Questo è un bel segnale per noi che guardiamo, insomma, le gare, che vogliamo un bel campionato dopo anni anche di poca lotta, se così si può dire, anche di poca pathos. Ma sì, di dittatura d'argento, Dittatura ecco. d'argento, esatto. Va bene. Poi niente, comunque ti leggiamo sempre su Autosprint, Mario, Ah, anzi, ecco. quanto al libro, scusa, no, perché cioè, poi divento l'unico che insomma scrive il libro e preferisce parlare d'altro. In effetti sarebbe meglio così perché comunque resto più appassionato insomma, di quello Però che è giusto appassiona tutti, dirlo. piuttosto È che giusto prego. dirlo. È giusto dirlo, è giusto ricordarlo, visto, Sì, insomma. no, ma solo per rispondere educatamente al tuo stimolo molto gentile, peraltro. Semplicemente intitolerà Storie di piccoli e grandi eroi della Formula 1. Sono quasi 90 interviste fatte a piloti che non hanno mai vinto il mondiale, semplicemente perché credo che sia bello rivalutare per un attimo coloro che non sono riusciti a coronare con un lire la loro sfida, ma non per questo dando vita a carriere noiose, anzi tutt'altro, perché Esatto. spesso i loser, insomma quelli che non riescono a vincere ciò che sognavano, in realtà sono molto più interessanti, travagliati e per certi versi sorprendenti nella scoperta del loro viaggio umano, oltre che sportivo, che non quello che non i vincitori veri e propri, i plurivincitori, i pluriridati, che insomma Di hanno cui sappiamo. un'esposizione mediatica che a volte è Esatto. anche eccessiva e che tutto sommato sono costretti a dire sempre le stesse cose, cioè nulla. Ah, no, no, è vero. Invece quelli che non riescono, quelli che arrivano dietro, quelli che comunque sono grandi nella loro carriera più piccola di altre perché hanno comunque accettato una sfida impossibile e sono grandi, questo meritano di essere scoperti, assaporati, vissuti e ascoltati. Tutto. Bene, benissimo. Beh, allora attenderemo la tua opera e comunque, insomma, intanto ti ringrazio ancora per questo spazio. Ci risentiamo tra un paio di settimane. Intanto, buon Ciao, lavoro. ciao anche a te, Ciao ciao Mario, a presto. Ciao a tutti, ciao. ciao ciao. Ciao, ciao, ciao.